Benvenuti al TG regionale della RAI al Via, nei padiglioni della Fiera di Rho, il Salone del Mobile, punto di riferimento internazionale per design e arredo. Poco fa l'inaugurazione, andiamo in diretta noi da Maria Itri. Sì, un salone che già si annuncia affollatissimo, vedete la grande folla alle mie spalle, la 62esima edizione del Salone del Mobile si è aperta ufficialmente 3 ore fa per la Presidente Maria Porro. Oggi il salone è più che mai una città intercontinentale, l'evoluzione è la parola chiave per raccontare le imprese in un momento così complesso e delle sfide in questo periodo cruciale. Si è parlato anche alla cerimonia di inaugurazione, vediamo il servizio. Lo sguardo al mondo che per 6 giorni affollerà i padiglioni della fiera è quello al territorio da dove nascono prodotti e idee. Il Salone del Mobile apre le porte in un'epoca di turbolenza internazionale che influisce anche sulle politiche economiche di un settore strategico per il nostro paese. Per il ministro delle imprese Urso serve un cambio di passo. Attraverso una vera e propria politica industriale europea, con il sostegno attraverso anche risorse pubbliche europee agli investimenti delle imprese e il contrasto ad ogni azione di concorrenza sleale e di contraffazione che muove da altri continenti. Per la ministra Santanchè il Salone del Mobile è un volano per il turismo. L'intero comparto turistico, quindi tutte le fiere, ogni anno attivano un valore aggiunto di 10 miliardi di euro e genera un valore aggiunto di quasi 5 miliardi. Il Salone del Mobile fa parte dell'identità di Milano, afferma il sindaco Sala. Per il presidente della regione Fontana, l'artigianalità e la creatività raccontano la Lombardia. Bisogna insistere ed implementare quella formazione che ci consenta di mantenere queste ricchezze sul nostro territorio. L'anno scorso oltre 300.000 i visitatori. Settimana dell'anno più attesa dagli appassionati di design e dalle imprese del settore, ce ne parla nel servizio Eleonora Di Lauro, lo vediamo poi lì nello studio.